quattro squadre a pari punti, un'ultima partita da giocare, in teoria due risultati a disposizione, in pratica vietato fare calcoli. Oggi l'obiettivo deve essere uno solo, per lasciarsi alle spalle il KO contro lo Sport Recife, per dare un segnale di maturità e di carattere, per prendersi gli ottavi di finale. La rappresentativa deve scendere in campo per conquistare la vittoria. Dallo stadio comunale Libero Masini di Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa, buon pomeriggio da Luca Pellegrini. Buon pomeriggio da Roberto Chiti. E benvenuti a rappresentativa Serie D La Degua, terza e ultima giornata del girone 8 del torneo di Viareggio. Noi passiamo alle formazioni partendo da quella della rappresentativa, confermato il 4-3-3 solito di Giuliano Gianni Chedda, tre cambi rispetto all'ultima gara. Si riprende il proprio posto sull'out di sinistra Bonetti al posto di Maffei, allo stesso modo Parlanti torna a titolare, aveva giocato contro l'Imolese, fa riposare Traini, e in attacco Carnevale sostituisce Nardella. Praticamente Gianni Chedda rischiera tutti i titolari partiti dall'inizio. Contro l'Imolese rispondono gli ospiti con un 4-3-1-2, due i volti nuovi rispetto alla partita di due giorni fa. Si tratta di Aruna tra i pali, terzo portiere diverso in tre partite per la squadra nigeriana, e Justice per Juwon. Justice, che rispetto alla grafica che vi avevamo mostrato gioca al centro della difesa, è scambiato rispetto a Godwin Festus, è il 17 che gioca terzino destro, è Justice che gioca al centro. Occhio ora a Adami che si accentra, cerca spazio per liberare il destro, lo fa, Del Sorbo la tiene lì. Parlanti riceve il pallone, detta al passaggio Pola, dribbling di Parlanti che può far partire il cross, raggiunge proprio Pola che stacca di testa e la mette alle spalle di Aruna al 24esimo. La rappresentativa sblocca la partita, 1-0. Finta di Giacchino, va a Carnevale, tagliato, e Opola fa doppietta, appostato sotto misura, 2-0 della rappresentativa al 37esimo. Carnevale si allontana al 21, va Giacchino, traiettoria un po' bassa, libera la Debua ma raccoglie Bonetti, va in pressione il numero 8. Non sbagliano la copertura i nigeriani. Giacchino, verticalizzazione verso Pola, la bandierina per il momento rimane giù, fallo sul numero 18 e il cartellino è rosso, perché giallo più giallo costringe all'inferiorità numerica il La Degua. Fischia l'arbitro. Va Giacchino a giro e segna il 3-0 il numero 10 della rappresentativa. La palla passa di fianco alla barriera, inganna il portiere della Degua, calano il tris i ragazzi di Gianni Chedda. Probabilmente il portiere della Degua si aspettava una battuta di Carnevale col mancino, ha posizionato la barriera troppo alla propria destra, favorendo la conclusione del numero 10. L'avevi detto qualche minuto fa, a un bel calcio. Occhio Emmanuel che si fa strada in area della rappresentativa, arriva alla conclusione che Del Sorbo neutralizza di piedi, ancora Emmanuel, blocca Del Sorbo. Lancio per Emmanuel che passa in mezzo a Castellini e Colombara, l'arbitro fischia il fallo ma contro l'attaccante della Degua. Rivediamo chiamata a nostro avviso al limite, cartellino rosso. Anche sugli spalti si scaldano gli animi, vanno davanti alla telecamera e fanno invasione di campo, perché
sicuramente non sono persone presenti in distinta che chiedono ai propri giocatori di uscire dal terreno di gioco. L'arbitro ha fischiato due volte, non tre, la partita non è finita, è sospesa. Che succede? Che succede? E quindi adesso come com'è? Sto deciderà il codice sportivo. Che succede? E arriva ora il triplice fischio del direttore di gara. La rappresentativa vince per 3-0, una partita che a livello di cronometro non è mai terminata perché non è mai giunta al novantesimo.